a Sanremo, fammi presentare qualcosa, fammi presentare un nuovo talent. Cioè, se mi dovessero dare 2.000 euro al mese e prendo di più di quello che prendo in fabbrica, che prendo 1.000-2.000 euro, a me va bene. Basta poco. Un Rick Rock Show sulla Rai. Sarebbe stupendo. Io che posso cantare, che ne so, magari insieme a Ricky Martin, un Ricky Rock Show. Ma tutte le volte fanno magari Fiorello su Celentano, Rock Quality, tutte queste cose qua. Il suo ragionamento è semplice. Lo spettacolo ti dà notorietà, successo, soldi, ti consente di frequentare scuole importanti per prepararti bene e alla fine sfondi sicuramente come attore. Non prendere i sacchi, i sassi, ok, 25 giri, lo porto là, devo caricare. Ricky, non è che fai sempre così, no? Riccardo è un fiume in piena, parla, racconta, cita, non si perde mai d'animo, anche quando la domanda provocatoria arriva all'improvviso. Io non scenderei mai a compromessi, soprattutto adesso, perché comunque tutti mi conoscono. Proposte indecenti adesso, secondo me, non sarebbe il caso. Se qualcuno mi proponesse il nuovo Van Damme italiano e finalmente ci sono degli autori che vogliono fare un film di arti marziali per la prima volta, rischiare però è la prima volta, quindi già lì qualcuno ti guarda, uno mi proponesse così, facciamo già il contratto e tutto, bah, magari ci penserei. Tu lo dai una volta, diventi famoso, hai soldi, hai ragazze, perché tu più sei famoso e ti le ragazze ti vuoi capire. Quindi renditi conto cosa vuol dire. Secondo me non ho sfondato perché sono diverso dagli altri, non sono compromessi, nel senso che, cioè, io sono io, cioè, molti dicono sempre di no, come si dice, l'orgoglio, l'orgoglio, sì, caspita, però se vedi una valigetta piena di soldi, ma ti rimane inutile da, che ne so, 10 anni di vagonti fino a questo dia. Secondo me ci pensano tutti.